questo forum di Richmond ci siamo occupati del futuro dell'e-commerce, che è sicuramente un scenario molto interessante da esplorare. Perché interessante? Perché abbiamo visto durante la pandemia come l'e-commerce sia cresciuto moltissimo, no? Addirittura con 10 anni di avanzamento in 90 giorni e 150 milioni di utilizzatori nuovi che per la prima volta si sono rivolti a questo tipo di canale per acquistare. Però ci siamo anche chiesti se questa sia un'evoluzione, una crescita, o sia in qualche modo una disruption, quindi una crescita che è caratterizzata da un lato dalla crisi che abbiamo vissuto e quindi da un hype strano, e dall'altro anche da un cambiamento profondo di questo canale e di questa professione. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto esplorando i trend del futuro, guardando a come cambia il valore per il cliente. Abbiamo visto che ovviamente ci sono delle condizioni tra servizi in abbonamento, in subscription, la dimensione sempre più digital, l'utilizzo di tecnologie come l'intelligenza artificiale, il machine learning, che portano progressivamente da un lato ad un acquisto sempre maggiore attraverso i canali digitali, in una pluralità di canali, non solo quello online, ma anche attraverso oggetti intelligenti, attraverso le chat, i propri device mobili, i servizi televisivi, in live streaming, gli smart TV e così via. Ma dall'altro ci siamo anche resi conto che questi trend vanno in qualche modo cavalcati e governati se si vuole trasformare in maniera progressiva l'essere un e-commerce manager. Questo significa ovviamente fare disruption e non essere disrupted, no? E quindi non fare la fine di essere sostituiti da quei device intelligenti, come alcuni di quelli che abbiamo visto. Penso per esempio al cestino intelligente che monitora quello che buttiamo via e automaticamente lo ricompra. Ecco, se così fosse, ovviamente la banalizzazione attraverso un acquisto ricorsivo e basato molto sul commercio automatizzato potrebbe cambiare profondamente questo tipo di professione. Sicuramente una cosa nei prossimi anni che abbiamo notato è come dovremmo smettere di parlare di e-commerce e dovremmo chiamare questo il vero commerce, riducendo invece la vendita tradizionale attraverso i canali fisici che ci ha caratterizzato per alcuni secoli ad una sottobranca di questo commercio che invece diventa inclusivo, massivo, con una capacità di avere dei diversi touch point nella customer journey che sono fisici e digitali al tempo stesso, no? Quel modello che è stato chiamato in maniera molto divertente il pretzel model, no? Proprio perché ci porta dentro e fuori da una pluralità di canali.